Sopravvissuti, bentornati sul canale. Oggi parliamo di Once Human, MMO Survival, uscito recentemente free to play, che trovate su Steam, che sta facendo molto parlare di sé, perché effettivamente è un gioco convincente, ma è pur sempre un MMO, e c'è un motivo se faccio questo piccolo distinguo. Parleremo un pochino della comparto tecnico, di quello che si può fare nel gioco, dello shooting, della componente survival, del PvE e del PvP, e lo facciamo tra pochissimo. Once Human, allora, l'ho giocato per circa una quindicina d'ore. Essendo un MMO, non è tendenzialmente il mio genere preferito, non era sicuramente la mia comfort zone videoludica, però, visto e considerato che è sì un MMO, ma di sopravvivenza, o che perlomeno ha delle meccaniche di sopravvivenza, che approfondiremo e di cui parleremo tra pochissimo, fa parlare molto di sé e anche parecchio giocato in questo momento. Considerate che ad esempio nella classifica di Steam tra i più venduti, eccolo qua, lo vediamo all'ottava posizione, subito dopo Shadow of the Tree, il DLC di Elden Ring. Tra i più giocati invece lo vediamo addirittura in sesta posizione, sopra The First Descendants, che comunque altro free to play, altro MMO che fa parlare molto di sé in questo momento, ma che sinceramente non ho provato e non credo che proverò. E poi che cos'è Banana? Banana è più giocato di Elden Ring? Non ho idea di cosa sia. Non so che cavolo sia. Devo provare Banana. Non so cos'è, ma mi ha incuriosito. Comunque, tornando a Once Human, mi intrigava, mi interessava, anche perché la trama, diciamo, per quanto non è che brilli di originalità, però tendenzialmente è interessante. Parliamo di un gioco dove praticamente una calamità, o comunque un qualcosa proveniente dallo spazio profondo, che viene studiato dalla Rosetta Corporation, o Rosetta qualcosa, simile all'Umbrella per capirci, studia questo fenomeno che, entrando a contatto, questa sostanza che entrando a contatto con gli umani li trasforma in deviants, in devianti, presumo in italiano, che sono creature che si fondono con quello che li circonda e creano aberrazioni particolari, un po' lovecraftiane se vogliamo. C'è un gigantesco mostro fuso con un autobus con 25.000 braccia e gambe, ci sono persone con la testa da faro della luce, tipo le luci cinematografiche simili, e tanto altro. Diciamo che sfidano un po' quelle che sono le leggi della fisica del nostro piano terreno e fondono diversi oggetti, fondendo le dimensioni, diciamo, che circondano le persone che vengono colpite. O questa è in linea di massima la spiegazione che viene data all'interno del gioco. Il combattimento in Once Human è convincente, è fatto abbastanza bene, soprattutto per essere un MMO, e questo per essere un MMO non vuole essere una frase denigratoria o simile, no, intendo che generalmente comunque gli MMO o tanti giochi di questo genere, comunque sia, che fanno dell'online la padrona o quant'altro, deficitano un po' per quanto riguarda il combattimento, perché spesso, almeno secondo me, si ha la sensazione, la percezione di star combattendo o di star affrontando dei bersagli in movimento. Non si ha quella bella percezione del combattimento, e spesso e volentieri negli MMO, oddio, ma negli ultimi anni, nell'ultimo decennio magari no, perché ne sono usciti dei interessanti, da Black Desert Online, insomma ce ne stanno diversi dove il combattimento effettivamente è fatto bene. Non essendo io però giocatore accanito degli MMO, anzi non mi definirei proprio giocatore di MMO, ricordo giochi magari molto più vecchi, e non solo, dove comunque la percezione non era delle migliori. Ricordo per esempio DC Universe, dove
il combattimento tutto era tranne che divertente. Ecco, su Once Human questa percezione non c'è, anzi, effettivamente l'IA non è che brilli, perché non brilla neanche un po', però è abbastanza diversificata. Quando incontriamo i mostri, il loro comportamento è abbastanza convincente. Quando incontriamo invece persone, se ad esempio iniziamo a sparatorie contro i membri della Rosetta, in quel caso magari corrono ai ripari. Ripeto, non vi aspettate un'IA, oddio no, però comunque sia c'è effettivamente una differenziazione, non stanno fermi a sparare e basta, un minimo di movimento lo fanno, un minimo, ma proprio abbozzatissima strategia, diciamo, la attuano. Ripeto, non vi aspettate niente di grandioso, però il combattimento è divertente e questo è un bel punto a favore. L'unico punto non a sfavore, ma dove questa sensazione un pochino di più si ha, secondo me, è nelle boss fight. Ne ho fatte tre, in realtà due e mezzo, perché una era ovviamente lo stesso mostro, ma in versione tipo fantasma. Ecco, nelle boss fight un pochino quella sensazione di poca profondità nel gameplay si ha, perché a parte sono abbastanza semplici, almeno quelle che ho fatto io, e sono tendenzialmente molto basilari, cioè non c'è nessun guizzo particolare, anche il nemico stesso a volte dovete impegnarvi voi per fare in modo che vi colpisca, altrimenti non vi prenderà mai e poi mai. Le boss fight, quelle che ho fatto io, erano alternate da fasi in cui combattevi e picchiavi il boss di turno a fasi dove dovevi fare cose o uccidere mob per rendere di nuovo attaccabile il boss. C'erano delle fasi dove magari il boss fa qualcosa o si sposta e voi dovete uccidere mob o fa cose per far sì che il boss torni nel campo di battaglia, o comunque che perda l'immunità, diciamo, per continuare a colpirlo. Questo dà un po' più di varietà effettivamente all'azione, però non è che arricchisca particolarmente delle boss fight, che quelle che ho visto io non sono memorabili, anzi sono abbastanza, lasciano il tempo che trovano. Parliamo del sistema di crafting, l'housing, ovvero la creazione della propria casa, e del farming, perché queste tre cose sono molto importanti nel gioco, prendono tantissimo tempo all'interno del gioco e effettivamente sono anche fondamentali, alcune più, alcune meno, ma ci sono. Per quanto riguarda l'housing, per quanto riguarda la creazione della propria casa, è un qualcosa da non sottovalutare, che dà un ampio respiro al giocatore per quanto riguarda la varietà di costruzione, o meglio, diciamo, tendenzialmente la costruzione è molto basic, però puoi costruire un pochino la qualunque forma ti interessa, la casa che puoi costruire varia a seconda della tua fantasia, fondamentalmente come giocatore puoi fare una torre, un castello, una villa, puoi fare forme strane e quant'altro, per quanto ovviamente non sia una base building che te fa strappare i capelli, non è Valheim, non è anche solo un The Forest, un Ark o simili, insomma. C'è la costruzione della casa, è abbastanza variegata per quello che puoi fare effettivamente, per la forma, volendo, che puoi dare alla tua casa, ma poi all'interno che cosa si fa, a che cosa serve. Ecco, serve, l'housing serve, e questo è un punto a favore per quanto mi riguarda, perché è l'unico posto dove concretamente potete costruire e piazzare officine, banchi da lavoro, cucina, fornace, forgia e via discorrendo, cose che sono fondamentali per la progressione del vostro personaggio, o meglio del vostro equipaggiamento, e per la creazione del vostro equipaggiamento, perché le armi, che sono una marea tra l'altro e si sbloccano tramite i blueprint che potete trovare nel gioco, quando vengono craftate sono generalmente di tier 1, a meno che non sbloccate direttamente il tier 2 o 3, ma potete poi successivamente gli stessi tier potenziarli a loro volta. Tutto questo è fattibile solo nelle stazioni, in specifiche stazioni di crafting all'interno del gioco, all'interno della vostra casa, ma non solo, anche per quanto riguarda la cucina, la creazione di oggetti in generale, di equipaggiamento. Come ho detto, queste stazioni, questi banchi da lavoro, potranno essere posizionati solo all'interno della zona che, diciamo, viene delimitata e che indica la zona della vostra abitazione, zona che può essere ovviamente espansa, perché può essere espansa, ma solo all'interno di questa, per l'appunto, potete costruire cose. Non serve solamente come hub
di costruzione la casa, ma anche come difesa, perché in alcune circostanze, non voglio dire troppo per non spoilerare, però ci sono delle circostanze dove voi dovete farmare un materiale specifico, lo Stardust, se non sbaglio, e per... sì, mi sembra lo Stardust, e per... vabbè, comunque c'è un materiale che dovete farmare. Per farmare questo materiale, tra i metodi, esiste la possibilità di attivare una sorta di orda, il sistema Nightmare, se non sbaglio si chiama, che attira delle orde di mob, dei nemici a casa vostra, o perlomeno addosso a sto macchinario, e voi dovete difenderlo. Questi vi spaccheranno male, spaccheranno casa vostra, e non solo in questo caso. In realtà è possibile anche che dei mob, spawnando da quelle parti, si aggirino intorno a casa vostra. Non mi è mai capitato di vedere mob che se la prendono direttamente con casa, ma di trovare mob dentro la cucina, sì, quello mi è successo pure parecchie volte. Per quanto riguarda il PvE, per quanto riguarda il PvP, qua ovviamente c'è un caso del tutto diverso. Per quanto riguarda l'housing, dovete cercare molto più di fare case impenetrabili, di costruire difese e quant'altro, perché nei server PvP potete essere raidati. Potete essere raidati da altri giocatori, potete raidare altri giocatori, mentre nel server PvE no, a meno che non attiviate voi la modalità, o meglio, non attiviate una modalità, in un certo senso, che permette il PvP, ovvero la modalità Chaos. Quando il vostro personaggio andrà in modalità Chaos, o perché l'avete deciso voi, o perché in determinati frangenti, in determinate situazioni o missioni sarà essenziale e sarà obbligatorio entrare in modalità Chaos, in quel momento potete subire colpi da altri giocatori. Avendo parlato della costruzione di casa, abbiamo detto che avremmo dovuto parlare anche del farming e del crafting. Per il crafting abbiamo detto che effettivamente c'è un sacco di roba da craftare, veramente tantissima, ma quando c'è tanto crafting, automaticamente vuol dire che mi serve raccogliere tante risorse, e il farming su questo gioco è molto 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 presente, molto 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 pesante se non siete abituati o se non è una meccanica che vi piace particolarmente. Perché sì, possiamo costruire tante cose, possiamo fare tante cose, ma dobbiamo raccogliere tantissimi tantissimi materiali. Ci saranno ricette che vi chiederanno dei materiali specifici un po' più complicati magari da reperire o lontano da dove avete fatto la vostra base, che poi a loro volta serviranno per creare magari altri materiali, per creare altri materiali per arrivare a quello che serve a voi poi effettivamente magari per craftare un oggetto, un'arma, una munizione o quello che sia. Sappiate che se farma tanto e se farma pesante. Ma parliamo delle meccaniche di sopravvivenza, perché ho detto è un MMO con delle derive da gioco di sopravvivenza. Ora so veramente delle derive, anzi diciamo che le meccaniche della sopravvivenza Once Human le ha viste passare da lontano, le ha salutate con la manina, ma poco più. Perché sì, dobbiamo bere, mangiare e dormire, il tutto serve effettivamente però solo per un controllo di alcuni parametri o per la gestione di alcuni bonus o malus. Ad esempio, non mangiare, quindi la fame, avrà un effetto negativo sulla rigenerazione e sulla quantità di stamina, mentre il non bere avrà un effetto negativo sulla velocità dei movimenti invece magari del nostro personaggio, e il non dormire di per sé non esiste, ma possiamo dormire se necessario quando perdiamo sanità mentale, perché la sanità mentale ci riduce la quantità di HP massimi che abbiamo, e non solo, riducendo la quantità massima di HP riduce anche la quantità di cure che riceviamo eventualmente quando usiamo medikit o simili. Andando a dormire pian pianino ripristiniamo la sanità mentale e quindi recuperiamo tutta la vita. Ci sono anche altri modi effettivamente per farlo, ma il più semplice e immediato è andare a dormire. Questa è l'unica cosa, l'unico motivo per il quale dobbiamo bere, mangiare e dormire. Bere, mangiare e dormire, che ovviamente sono cose da fare in maniera estremamente semplice, perché basta costruire un letto e ovviamente possiamo dormire. Per bere, ragazzi, andate a una qualsiasi pozzanghera e tirate su un quantitativo d'acqua che fa paura. Prendete un po' di legno, andate a casa, bollite il tutto e ci avete bicchieri d'acqua a non finire. Stessa cosa per quanto riguarda il cibo.
è molto molto semplice imbattersi in gruppi di cervi o cerviatti che potete tranquillamente cacciare e utilizzare appunto per creare pezzi di carne o simili da poter mangiare. Poi esistono ricette un po' più avanzate effettivamente che danno anche dei bonus, però di base è molto difficile rimanere senza acqua o cibo. A me nelle 15 ore circa che ho giocato non è successo praticamente mai. Magari mi scordo io di bere e mangiare, sì, ma c'ho sempre un quantitativo di cibo e d'acqua insieme a me che risolve il problema in 4-4-8. Che cosa si fa concretamente Once Human? Si fanno missioni, si farma, si crafta, si aumenta l'abilità del proprio personaggio, si aumentano le skill, si aumentano le ricette di crafting che possiamo scoprire o sbloccare tramite un albero delle abilità, chiamiamolo così, specifico. C'è la possibilità di potenziare il proprio personaggio con l'utilizzo dei Deviants che possiamo catturare in alcune circostanze per utilizzarli in combattimento, per lasciarli a casa o simili. Queste sono meccaniche abbastanza carine che però secondo me non sono abbastanza per trasformarmi, almeno personalmente, l'esperienza del gioco. Per quanto riguarda i veicoli, ci sono i veicoli, c'è la moto, c'è la macchina e quant'altro, la guida è abbastanza arcade e velocizza lo spostamento, c'è il glider, ormai praticamente c'hanno tutti i giochi hanno il glider, l'aliante per planare o simili. Su Zelda c'è l'aquilone, su questo c'è il corvo, c'è un corvo che ci fa planare ovunque vogliamo, o ci sono dei sistemi di teletrasporto per lo spostamento, perché effettivamente va detto, la mappa è abbastanza grandina e spostarsi solo in moto o per carità a piedi diventa faticoso, quindi utilizzare i teletrasporti effettivamente ci sta. Non è possibile neanche troppo abusarne, perché primo il teletrasporto ha un cooldown di circa 2 minuti se non sbaglio prima che possa essere riutilizzato, e soprattutto non possiamo andare ovunque, possiamo andare solo nelle zone, o meglio nel punto esatto dove c'è una sorta di torretta, di dispositivo del teletrasporto. Ora, tirando le somme, le missioni sono tante, le missioni secondarie sono ancora di più. È un MMO di base, ragazzi, quindi se siete amanti degli MMO, probabilmente dovete dare un'occhiata a sto gioco. Se non siete amanti degli MMO, se proprio non vi piacciono, vi direi, oh, è free to play, quindi alla fin fine provatelo, perché no? Però dubito fortemente che possa piacervi. Io mi piazzerei un po' nel mezzo, cioè nel senso, ho giocato MMO, non per tantissimo tempo, ma li ho giocati. Ogni tanto qualcosina prova a intrigarmi e ci riprovo. Stessa cosa è stato per quanto riguarda Once Human, che però penso abbia esaurito quello che poteva tenermi attaccato allo schermo. In quanto MMO non è il tipo di gioco che fa per me, però riconosco che effettivamente è ben fatto, per quelle 15 ore circa mi ha divertito effettivamente. Quindi, come ho detto, se non siete appassionati di MMO magari lasciate perdere, se state nel mezzo provatelo, ma se siete amanti degli MMO e magari addirittura siete amanti degli FPS, anzi dei TPS, perché sì, si può andare anche in prima persona sparando, ma tendenzialmente è un TPS, è uno sparatutto in terza persona sto gioco, io consiglierei cautela, ma soprattutto di avvisare i vostri cari, perché probabilmente sparirete per un bel po' dalla circolazione. Ora, quanto questo gioco durerà non lo so, sinceramente non mi interessa, perché duri quel che duri, finché diverte la gente va bene così. Avrà vita lunga oppure no dipenderà ovviamente tanto anche dalla community, ma soprattutto agli sviluppatori che devono ovviamente aggiungere cose e mantenere fresco il gioco, soprattutto per un MMO che, se comunque non riceve abbastanza spesso nuovi contenuti, può arrivare a una morte, diciamo, abbastanza repentina. Però ripeto, non penso sia il caso di Once Human, perché effettivamente c'ha tanto da di, ci sono tante cose da fare tra missioni principali e secondarie, andare in cerca di casse per l'equipaggiamento, farma cose per migliorare l'equipaggiamento, ampliare la propria casa, ce n'è da fa veramente tanto. Se siete appassionati del MMO, ripeto, datevi un occhio, provatelo, perché vale la pena. Per quanto riguarda me, penso, ripeto, che la mia corsa su Once Human sia finita a quelle 15 ore, perché effettivamente non mi diverte più, ma per lo stile che ho io del gioco. Detto ciò, è un gioco valido,
assolutamente sì, a patto che vi piacciono gli MMO. E voi potreste dire, grazie al cavolo. No, no, perché a differenza di altri MMO, questo potrebbe trascinare anche persone che non apprezzano, tipo io, gli MMO, seppur per un tempo limitato. Detto ciò, signori, provatelo, fatemi sapere eventualmente nei commenti se lo state giocando, se lo giocherete, se l'avete giocato e non vi interessa, non vi è piaciuto, quant'altro, scrivete qua sotto nei commenti, perché se sta ora un dialogo, una discussione amichevole, fa sempre bene. Detto questo, io vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché no, iscrivetevi pure al secondo canale Guardia Live per non perdervi le live che facciamo sul canale Viola, qualora non riusciste a seguirle, se no vedete quello sul canale Viola. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ragazzuoli, buona sopravvivenza a tutti, ciao. We'll be right back.